La Formula 1, dopo i primi quattro Gran Premi del 2015, approda in Europa sulla pista di Barcellona, dove andrà in scena il quinto appuntamento stagionale. Durante questa breve pausa, però, i team non sono stati certo con le mani in mano. Anzi, è proprio in questo periodo che si sono portati avanti gli sviluppi per le monoposto che verranno impiegati dalla gara spagnola in poi. Ogni team praticamente porterà delle novità a Barcellona, cercando di migliorare le performance delle proprie vetture. E se è vero che una monoposto che va forte sulla pista catalana va forte ovunque, avremo finalmente una fotografia ben chiara dei valori in campo. Ma come lavorano i team sullo sviluppo delle monoposto? Ci porta a scoprirlo il pilota Sauber Felipe Nasr, col quale faremo un interessante giro delle strutture del team svizzero alla caccia dei segreti della Formula 1. Ciao a tutti, sono Felipe Nasr e corro per il team Sauber in questo 2015. Oggi vorrei mostrarvi qualcosa della nostra fabbrica e naturalmente anche qualche segreto. Ora siamo nella stanza per la prototipazione rapida. I designer mandano qui le parti della monoposto in 3D e queste parti vengono riprodotte dentro questa macchina grazie ai laser. Dopo che i pezzi sono stati prodotti nella stanza della prototipazione rapida, vengono montati su questo modello in scala al 60% e testati nella galleria del vento. Così il team può vedere gli effetti delle nuove parti e produrle sulla macchina reale. Questa è l'area più importante nel team Sauber Formula 1 e come potete vedere è la stanza di controllo della galleria del vento. Penso che questo sia anche meglio perché entrerò nella galleria del vento. Questo è davvero fantastico. Guardate la dimensione di questa turbina. Produce 4.000 cavalli e un diametro di 6 metri e muove 1 milione di litri d'aria al secondo. Ora siamo nella stanza asettica. Qui c'è un pezzo di carbonio fresco fresco e dobbiamo finire il lavoro. Mica male, eh? Ora siamo dentro l'autoclave, che potete anche chiamare forno. Le parti della macchina vengono messe qui e cotte a una temperatura di 150 gradi per circa 4 ore. Così si possono solidificare e montare sulla macchina. Spero che vi sia piaciuto il tour della nostra fabbrica e non vedo l'ora di lavorare con il team allo sviluppo. Se volete saperne di più su questo spaccato di Formula 1, sappiate che è l'unico al mondo. Potete andare su YouTube, il nostro canale ufficiale, per vedere tutti i dettagli.